Ciao ragazzi e ciao ragazze, e benvenuti in questo nuovo video sui prodotti da supermercato che mi chiedete tanto tanto tanto. E l'ultimo video ve l'ho fatto proprio ultimamente, che è stato quello dei prodotti Oro Spin. Ho avuto tanti tanti pollici in su, infatti subito ne ho fatto un altro perché io veramente ho tanti prodotti. Voi sapete, io vado sempre a comprare questi prodotti al supermercato, faccio tante missioni inci, tanti vlog al supermercato, anche sul mio secondo canale dove vi mostro proprio in diretta la spesa. Proprio ieri infatti ho caricato il video della spesa al Carrefour, vlog al supermercato con mia sorella sul mio secondo canale, quindi ho tanti tanti prodotti. Vi chiedo quindi di mettere tanti pollici in su anche a questo video, così capisco che vi piacciono questi video. Se raggiungo tanti like ne giro subito un altro. Veramente piacciono tanto tanto anche a me, perché facendo questi video mi sono accorta che sono aumentati tantissimo, sempre di più, i prodotti al supermercato, che hanno un buon inci, sono economici e sono comunque biologici o comunque con un inci accettabile. Quindi weppa e viva, ho raggiunto quindi lo scopo di questi miei video. Quindi mi raccomando ragazze, tanti tanti like, pollici in su per questi video sui prodotti da supermercato. Volevo fare un piccolo riferimento a prima video precedente sui prodotti Oro Spin, perché in tante mi avete chiesto di questa crema, che in effetti non vi ho mostrato, vi avevo mostrato un video vecchio. Nell'ultimo video avevo dimenticato di mostrarvi questa crema, e dato che me l'avete chiesto in tante, crema a mani protettiva con vitamina C, appunto delle Oro Spin, fior di magnolia, che vi ho detto di questa marca fior di magnolia tante cose non andavano bene. Invece questa crema sì, comunque non è biologica, però è completamente accettabile. E la cosa bella che mi piace di questa crema è che ha molta glicerina e ha molto olio di mandorle dolci, quindi è molto, è tipo la, come dire, tipo la Glisolid, però versione insomma senza paraffine, schifezze varie. È molto molto nutriente, quindi se avete il problema delle mani secche va bene per voi. Se invece vi piacciono quelle creme leggere che le mettete e si assorbe, no, perché guardate, fa molto strato, va bene proprio per chi ha le mani che si spaccano, tipo ad esempio la mattina, perché vi proteggono anche dal freddo, oppure per fare gli impacchi. Io ad esempio vedo a volte certi ragazzi, anche maschi, che hanno le mani tutte secche o magari dal lavoro o dal freddo. E fidanzate, comprate questa crema, insomma, tipo così va proprio bene, lenisce tutto, basta metterla anche un paio di volte anche alla sera e fa tipo da impacco, è ottima. I prodotti che mi sono piaciuti tantissimo tantissimo in questo periodo sono questi qua dei Provenzali, che guardate, se vi dico bugie, sono praticamente vuoti, non so se come farvi sentire, ma sono proprio vuoti, vuoto, leggero, vuoti, perché sono praticamente finiti. Voi sapete che io shampoo e balsami li provo tantissimo, mentre una crema magari c'è bisogno di meno di provarla, shampoo e balsamo c'è bisogno di più tempo prima di fare una recensione, perché ovviamente devo testare bene se un prodotto come lava, non si capisce dalla prima applicazione. Quindi questi qua ho voluto testarli proprio fino alla fine, vi dico la verità, mi piacevano tantissimo, quindi usavo sempre questi qua. Così succede quando mi piace uno shampoo e balsamo, li uso sempre, e infatti li ho testati proprio e ne rimane proprio pochissimo dentro, sono praticamente finiti, quindi la mia recensione è proprio straconvinta e certa. E vi posso dire che questi prodotti sono davvero davvero buoni, ci ho perso la testa per questi prodotti, mi dovete credere, sono veramente buoni. Eccolo qua, lo shampoo e il balsamo, una nuova linea all'aloe, e capelli deboli e sfibrati. Comunque questi qua li ho utilizzati io, che ho normali tendenti al secco, mia sorella tendente al grasso, ci siamo trovati tutti e due bene. Sono praticamente, lo shampoo ha una grossa percentuale come il balsamo e come tanti altri prodotti, perché ce ne sono tanti, e man mano vi recensirò anche altre cose casomai, per adesso vi parlo di questi qua. E hanno una grossa percentuale di aloe vera, quindi questo li rende prodotti molto efficaci, perché l'aloe vera è un ingrediente fantastico sia per la pelle che per i capelli, è ottimo. La cosa bella di questo shampoo è che è bio, non fa tantissima schiuma, però lava, quindi è proprio, sta proprio nel mezzo tra aggressivo e delicato, cioè fa la schiuma giusto, lava non tantissimo, non aggredisce, però non è sfigato, cioè un po' di schiuma la fa, un po' di soddisfazione la fa, quindi lava. Il profumo anche mi piace tanto, è molto, c'è un profumo delicato però bellino. E il balsamo, ragazze, balsamo biologico, questo qua è un balsamo che va bene anche per chi ha i capelli grassi, infatti anche mia sorella si è trovata bene, un balsamo che nutre i capelli, però non li appesantisce, non li sporca, è abbastanza leggero, ovviamente è completamente biologico, quindi a base d'ester qua c'è anche qua l'aloe vera, tanti oliettini, però è fatto bene, c'è un balsamo che non sporca i capelli. Se volete qualcosa di ultra ultra nutriente, ultra che lisciante eccetera, no, però vi posso assicurare che usando questi due prodotti assieme
sono soddisfacenti, cioè ti lavi bene, il balsamo ti, okay, ti fa un bel effetto sui capelli, non ti fa sta cosa miracolosa, però non te li sporca, i capelli sono belli, lucidi e morbidi. Quindi questi qua per me sono veramente, mi hanno soddisfatto stare nelle Provenzali. Sono contenta che i Provenzali veramente nell'ultimo periodo si sono migliorati proprio tantissimo e hanno fatto sta linea tutta bio, quindi vi farò sapere anche degli altri prodotti se vi fa piacere. E poi vi volevo parlare sempre di shampoo, questo qua di Mil Mil, anche un prodotto che veramente mi è piaciuto tanto. Di questo qua vi parlavo in passato, di uno che l'ha delicato, invece questo qua è purificante, delicato, c'è tè verde, verbena, è veramente un buon prodotto questo qua. Già ne ho usati un paio e li uso spesso perché sono veramente buoni. Shampoo Natura purificante delicato di Mil Mil, e questa è la linea bio, perché Mil Mil fa tante cose che anche non sono bio, ma hanno anche la paraffina. Invece questa linea bio è molto buona, e questo è uno shampoo come quello là, anche questo c'ha dopo l'acqua all'aloe, quindi sta cosa del gel d'aloe vera in abbondanza nello shampoo è una cosa che io personalmente adoro, perché rende lo shampoo già di per sé nutriente, lo massaggi bene e ha un bel effetto sui capelli, li lucida e li pulisce molto molto bene. Quindi anche questo shampoo veramente l'ho trovato sul mercato, costa poco come quello e sono buoni. In tante mi chiedete spesso dei prodotti Omea Laboratories. Io ve ne ho parlato spesso nei video dei prodotti al supermercato, e perché comunque sono prodotti che non costano tanto, sono abbastanza accettabili, non tutti hanno un buon inci, però la maggior parte sono abbastanza buoni, e quindi io ve li posso semplicemente straconsigliare. In particolare, se vi dovessi dire i miei due prodotti must di Omea, perché vedo che me li chiedete sempre, i miei due preferiti, che ne ho provati tantissimi, quelli che secondo me sono veramente top, gel d'aloe vera, che è veramente ottimo, e questo qua non costa tanto ed è uno dei pochi gel d'aloe vera puri che potete trovare al supermercato. Infatti c'è primo ingrediente aloe vera, poi c'è un po' di glicerina e un po' di goma xantana per addensare, il conservante, ed è completamente biologico e naturale ed è veramente buono questo gel d'aloe vera. Io lo utilizzo sia sul corpo, ad esempio dopo la depilazione, ma anche sui capelli, tipo come styling sui capelli. Lo potete utilizzare dappertutto perché è puro, quindi sapete tutti gli utilizzi del gel d'aloe vera. Veramente questo qua è tra quelli da supermercato, è uno di quelli che mi piace di più, anche perché non ha un odore forte, comunque è carino. E altro prodotto top di Omea è questa qua, secondo me la maschera capelli biologica all'olio di macadamia. Ce ne sono tante dell'Omea, l'ha fatta anche all'aloe vera, all'argan, comunque secondo me questa, sono tutte buone, ma questa secondo me è in pole position. Questa qua, l'olio di macadamia, è veramente top tra le maschere capelli da supermercato, è veramente una delle mie preferite in assoluto, è super densa. Queste anche ne compro tantissime, le trovo in qualsiasi supermercato, in qualsiasi centro commerciale, no? Questi supermercati, ipermercati, e costa poco ed è buona, ha anche un buon profumo ed è una maschera praticamente che è sia balsamo che maschera, perché anche qua c'è molto gel d'aloe vera, c'è l'olio di macadamia, ci sono vari estratti e ha un effetto molto nutriente sui capelli. Questa io vi consiglio di utilizzarla proprio quando volete nutrimento, i capelli sono sfibrati, tipo una volta a settimana vi lavate i capelli, vi mettete questa qua in posa su tutti i capelli e la lasciate anche 15 minuti agire, veramente vedete un risultato sui capelli. Io volevo dire questa cosa in riferimento a uno degli ultimi video, perché tante mi avete segnalato questa cosa, quindi io poi che sono curiosa subito mi vado a informare, ma avete detto questa cosa di questa crema che avevo fatto vedere, appunto, che avevo comprato all'Eurospin nel video precedente, Natura Bella. Avevo detto sta cosa, che mi piaceva tanto questa crema, e voi mi avete detto guarda che quella è della marca, insomma la marca grande che la produce si chiama Pierpaoli, ed è simile ai prodotti del Totis che io pure vi feci un po' di tempo fa il video. E infatti io mi sono andata a informare, aveva detto che praticamente sono simili, infatti anche il logo, sono andata a vedere, guardate ragazze, guardate qua dietro, ci si è scritto tutte e due prodotto da Pierpaoli, quindi praticamente è come se fossero della stessa casa cosmetica. Infatti anche Gentry è una marca che a me è piaciuta tantissimo, me ne ho parlato già un po' di tempo fa. Questa è anche questa qua, una crema diciamo per bambini lenitiva, però questa qua è senza l'ossido di zinco, è proprio una crema idratante, questa fa un po' bianco, no?
cioè l'osso zicco. Invece questa qua è proprio una crema idratante e lenitiva che si assorbe, bella fresca fresca, carina. Mi piacciono entrambe, vanno bene anche per noi grandi, come post depilazione, come idratazione e tutte quelle situazioni di pelle, insomma, che ne necessita di qualcosa di lenitivo. Quindi sono top. Io comunque a breve voglio andare di nuovo al Todis, quindi se vi fa piacere, mi raccomando, fatemelo sapere, voglio fare una nuova missione al Todis e fatemi sapere se ci sono prodotti nuovi rispetto al video che avevo fatto io di questi qua gently. Voglio andare proprio per fare un nuovo video e vedere se ci sono prodotti nuovi sia di cibo, quindi farò sia un vlog sia poi la recensione dei prodotti. Fatemi sapere se c'è qualcosa di nuovo, perché veramente questi gentili a me mi erano piaciuti tantissimo. Intanto mi dite anche questa cosa, che vi piacerebbe avere la foto, no, dei prodotti. Io sempre, ragazzi, ogni volta che faccio un video su prodotti al supermercato carico un post correlato al video sul mio blog, quindi se andate sul mio blog www.calitadolce.com sarete accontentate, cioè troverete le foto di tutti i prodotti che ho mostrato in questo video, così ve la potete salvare, ve potete salvare sul cellulare e magari quando andate a fare la spesa avete tutto sotto controllo, perché capisco che è una cosa utile. Quindi vi metto anche proprio la lista di tutti i prodotti, appunto, di cui ho parlato, e lo trovate sempre per ogni video dei prodotti del supermercato, trovate un post correlato sul mio blog. Quindi questo è tutto, ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettetevi un bel pollice in su se vi piacciono i miei video dei prodotti al supermercato, se avete provato questi prodotti, se ne avete trovati altri lasciatemi tutto scritto nei commenti, e quindi a breve andrò a fare di nuovo tante missioni inci. Ricordo che ho fatto tanti video sui prodotti da supermercato, c'è proprio una playlist che ho chiamato prodotti da supermercato nel mio canale, e trovate tutti i riferimenti nel box informazione. Quindi questo è tutto, ragazzi, vi abbraccio tantissimo e mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!